Chegou tão diferente do seu jeito di sempre do presidente Lula. La nomina del presidente Lula a capo della Casa Civile è rilevante per due motivi: la sua indubbia esperienza politica e la sua profonda conoscenza del paese, sostenuta da visioni strategiche che sono indispensabili affinché un paese continentale come il nostro possa avere lo sviluppo che merita. La storia politica dell'ex presidente Lula ci dice anche che lui ha una grande esperienza e un grande impegno verso la stabilità fiscale e il contenimento dell'inflazione, e sarà un grande guadagno per il paese e per il mio governo. I media hanno tentato un'ultima giocata per evitare che Lula fosse nominato ministro della Casa Civile della Presidenza della Repubblica. Guardiamo questa notizia del giornale Il Globo, ripresa e distribuita poi dalle sue filiali mediatiche, che sono i giornali Foglia di San Paolo, Estadão, eccetera. Il titolo è: Procuratore Generale della Repubblica chiederà l'investigazione di Lula. Temer, che è presidente della Camera dei Deputati, Aloisio Mercadante, che è ministro dell'Educazione, e Aécio Neves, che è stato avversario di Dilma, sconfitto nel 2014. Questo mentre il procuratore generale della Repubblica si trovava in Svizzera. Questo ricatto non è andato a buon fine e Lula è stato nominato ministro della Casa Civile. Ed ora vediamo la reazione drammatica del settimanale Veja. Mascherato da ministro, Lula si prepara al terzo mandato presidenziale e fugge dal giudice Sergio Moro. E c'è un'altra cosa che dimostra la rabbia della rivista. Dice: il mercato ha detestato la notizia, il dollaro sale bruscamente e la borsa cade con l'entrata di Lula nel governo. Come se gli alti e bassi del dollaro fossero una novità. Quale perturbazione può portare questo fatto al mercato, ora che il governo avrà un'orientazione non contro il mercato, ma verso una politica economica? Questo sì deve essere il grande ruolo di Lula nella Casa Civile della Presidenza della Repubblica, ovviamente sotto l'orientamento della Presidente Dilma Rousseff. Sob as orientações, claro, da Presidenta Dilma Rousseff.